Eccoci qua ragazzi, nel capitolo 11, soluzioni alternative, perché Isaac è alternativo, io mi devo fare la strada della Madonna. Io non mi ricordo assolutamente niente in questa parte, siccome giocava mio cugino, e io da qui in poi non so un cazzo, sono pure messa nella merda più totale. Clark, mi sto avvicinando all'hangar della navetta. Devi riuscire a entrare nella stiva. Il marchio si trova là dentro. C'è un montacarichi che potrei usare per portare il marchio dell'hangar. Ti prego, devi aiutarmi. Non esiste altro modo. Ok ragazzi, siamo messi nella merda. Il manco per il cazzo, non so come farò. Allora, che palle, amarezza di vita. Spero che non so fare un cazzo. Ma io c'ho questi. Ok, non vai più. Va bene. Allora, bam bam bam. Serve un po' di energie. Vediamo un po'. C'ho della munizione multiraggio. Quanto è poi il lama al plasma? Multiraggio. Questo mi serve, questo mi serve. Ok, e questo che cos'è? Questo qua. Basta. Bombola d'aria. Energia a contatto è quella del... Forse quella del coso, quindi fottiti. Allora faccio così. Vai a fare in culo. Scusate ragazzi, ho un po' di problemi. Sono povera. E io posso vendere il nodo? No, perché siete i figli di puttana. La tua mamma è... Ora se mi devo incazzare con i tasti. Ok, sono povera adesso. Adesso non sono più povera. Non c'ho soldi e c'ho i necromorfi. Nodo. Tua mamma una grande. Mi mara 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 ma. Questo cos'è? Mara mara. Questo non l'ho fatto manco per il cazzo. Va benissimo. Allora, qua tasti. Ok. Questi quante munizioni ho? Ora sì, devo perdere un'ora per capire come cazzo si gioca questo gioco. Vaffanculo. Com'è che mi state già rompendo il cazzo? Allora, bla bla bla, le solite cazzate. Cesso, non c'è una minchia neanche a pagare ora. Scusate ragazzi, ma è da un po' che non gioco a Dead Space, quindi potrete trovare questo gameplay ottimamente irritante. Io voglio andare...
Ok, allora qua si salva. Devo andare di qua. Ho sentito qualcuno che urlava. Sì. Qualche coccobello? Devo andare giù perché siamo dei figli di puttana. Ah, il ciccione! Quale ciccione? È il ciccione! Ragazzi, adesso devo fare una cosa. Siccome questa è una parte di merda, come credo la maggior parte del gioco, vedo se riesco a superarla, perché è proprio di merda sta parte. Non modo c'è anche. Saperlo prima, vaffanculo. Sì, la roba c'è. Come se c'è la roba? Però non si può giocare in queste condizioni. Torno indietro. Senti qualche minuto. Devo fare un attimo la spesa, ragazzi. Anche perché qua si assale il mondo e non è piacevole. Allora, prima ce n'era. No. Dove stanno due? Qua. Allora, vediamo come siamo messi. Non sono messa bene. Cioè io non capisco. Questa è la lama al plasma. Giusto? E multiraggio. Okay. Ragazzi, vado un attimo a far spesa perché sono proprio bastardi qui. Faccio la spesa salvo e dai, facciamo così, ragazzi. Mi spiace solo avervi fatto perdere tempo. Guardate. Non posso, ma per il cazzo. Dai, facciamo così, va. Andiamo a far spesa. Chi ha Isaac bisogno di... Qua dopo salvo, se no ci mettiamo 30 anni. Questa parte era una merda. Non me la ricordo, ma è una merda. Allora, io questo è il mio, giusto? Grazie, allora. Ok, va bene. Perché sto gioco non ti lascia un cazzo neanche a piangere oro. Questo mi serve. Queste qua io non capisco. Cioè, io ho il plasma, giusto? La mal plasma e l'alma in più. Sì, il multiraggio io non ce l'ho. Quindi lo vendo. Già. Un po'. Adesso posso dire ufficialmente che non ho soldi. Andiamo a salvare, ragazzi, che qua mi sto incazzando. Non vedo l'ora di che finisca. Perché io so che questo gioco, quando vai avanti, è una merda. Diventa ancora più difficile. Boh, allora Anduma parei.
come si direbbe dalle mie parti. Proprio al sicuro. Ok, 11 munizioni non servono un cazzo di niente. Allora, io so che adesso la parte diventa merda. Non perché gioco una merda, perché diventa ancora più bastardo, merdoso. Perché adesso sti figli di puttana, adesso, perché sono dei grandissimi figli di puttana, sono attirati dal marchio che adesso uscirà da qui, porca traia. E quando c'è il marchio di mezzo, questi arrivano come delle api al miele, perché sono dei figli di puttana. Ecco, cosa vi diceva? Spia, ti voglio bene. Cioè, io Dio ti voglio bene allora. Questo è il tentacolo di unicamente, qua c'è un ciccione. Ma io non mi fido, eh. Ah, Bobo! Muori! C'entra, poverino, adesso! Questa è la compagna di... No, come tutte le donne. Allora... colpi. No? Perché lei è... paura che adesso sta giocando con me. Adesso è vero che adesso mi rompono i coglioni. Figlio di grandissima puttana la merda, come se a Bobo fosse nato da un culo di merda. Scusa. Hai rotto il cazzo. Come se non ci fosse un domani. Io non credo che sia finita qua. Che sono dei figli puttani, io lo sento.
scusate ragazzi. È un controllo di Roden. Si vede che sei. E non lo so, non mi ricordo più, ti toccava il mio cugino. Avete rotto il cazzo, non ho il culo buono. Scusate ragazzi, credo di essere un po' volgare. Il culo di Abobo, il culo di Abobo è sempre troia, buonino mio. Voglio tanto bene il mio buonino. Troia. Puttane di merda, come se non ci fosse un domani. Adesso salvo, come se non ci fosse un domani. Un bambino! Di puttana, basta procreare merda. No, no, non quelli veri, scusate. Bambino di merda? Sì, sembra. Sì. Sì, ma perché devo salire sopra di nuovo? Spero che mi faccia arrivare nella parte. Aspetta, aspetta, aspetta. No. Ehi, volete la mia meridiana? Non me la faccio giocare! Che troia. Allora, che fai? Ah, è rosso. Siccome non mi fido? Sento qualcosa, vero? C'è qualcosa? No, ok, ragazzi, risalvo. Se no non ne finiamo più, dai. Ok ragazzi, allora. Perché mi fa ritornare indietro? Ho ridato energia all'ascensore. Usalo per raggiungere l'hangar e carica il marchio sulla navetta. Io adesso mi dirigo verso il ponte di volo. Oddio, spero di farcela. Augurami buona fortuna. Manco per il cazzo, tanto morirai. Ops, spoiler! Sono molto di forza. Poi io ti la campo di forza. Ok. Così mi serve. Perché sono rimasta senza soldi. Soldi! Ah, in ascensore, ok. Quindi fottetevi tutti. Madonna, spero che Bobo non mi denunzi. No, Bobo ormai. Ed è caduto. Ed è caduto. Si vede bene dal tuo PC però, del peso adesso. Il televisore. Sì, sì, si vede. E come si muove bene lui? Minchia. Anche gli altri si muovono benissimo. Allora. Smettiamo di far casino. Sporcaccioni. Allora. Dove si va? Che cazzo fai, coglione? No, io voglio andare di qua prima, perché c'è della roba come minimo. Sì, ma ho paura che ci sia altro. Successo. Ma è un po' sporco. Questo è pulito. Sa che puzza di merda che c'è. Oh, qualcuno ci ha appena pisciato. È fresca la pipì. È fresca. Quell'odore molto fragrante. Qua c'è qualcosa. Queste luci intermittenza di merda. Non fa paura manco per il cazzo. Ok ragazzi, ce la facciamo secondo voi? Però mi sa che qua ci ripasso dopo.
No, no, ti ripasso dopo. Ah, ma quell'inizio! Quando erano morti i tizi. E allora ci ripasso dopo come minimo. Ho capito. Perché noi qua... Rilevata anomalia pericolosa. Sua mamma è una puttana! Ma perché dovete essere tutti nudi, tutti nudi? Ti ammazzo una volta perché non ho di più, no? Com'è che qua mi state rompendo tutti i gagliani? Affanculo! Corito! Quarantena annullata. Puoi salvare? Poi no, perché... Ah, ho fatto il giro, giusto? Salvare, però voglio dare una cosa di qui. Io ho fatto il giro. Ah. Giusto, giusto. Ah, giusto. Allora, il campo è cane. Però non mi gusta sta cosa che non posso... Ah, posso andare di là, però. Spero di trovare roba, perché sennò mi inculano. Con la trivella mi inculano. Dimmi che c'è della roba. Non dovrei andare di qua, ragazzi, però... Però io so che sto gioco è un grande trollone. Soldi che adesso potevano servire prima, ma... Vaffanculo, sì, sì, te lo so. Però adesso sono nella merda. Perché io... Qua... No, qua era il... Qua è l'ascensore. Andare, allora è giusto. Qualcosina che non mi serve un emerito cazzo. Non so come fa. Sì, faccio il giro del mondo indietro per prendere i soldi. Allora ragazzi, vado a salvare ora. Tanto adesso ho eliminato il mondo. Scusate, sto cercando di capire dove sono. Sì, sì, sì. Salvo un attimo ragazzi e ci sentiamo tra poco. Quando finirà sta parte? Aiuto! Ma finisci? Giocare a Pokémon Go. Devo giocare anche a Pokémon Go. Na 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 na. Vaffanculo. C'è un cazzo, è tutta chiusa. Eccellente. Ora farò attraccare la navetta. Devo fare attenzione. Attenzione. Sto facendo scendere la navetta. I sistemi di carico automatico non rispondono. Dovrai disattivare la gravità dell'hangar e portare manualmente il marchio sotto la navetta. No! No! Gravità zero. Tra poco. Ma perché qua non funziona mai niente? Cioè, ma veramente, le costruiscono... Ma vai a fare in culo. Scusate, eh. Allora, vediamo sto panorama. USG Shimura. Qua vediamo un muro, qua vediamo un cazzo di... Vabbè, qua vediamo un po' di vetro. Tanto adesso mi avvicino alla navetta e sbucano fuori o quando... No, quando arriverà il marchio mi rompere i cagliani perché sono di figli di puttana. Sì, ma non ne passa più. Mi manca questo capitolo e il prossimo e ho finito. Che palle. Na 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 na. Young boy. No, non voglio andare di no.
palle. Non mi fido. Non mi fido manco per il cazzo. Per forza di qua però. Ma che senso che devi fare tutto? Oh, ma davvero? Cos'è sto razzismo nei confronti di Isaac? Perché non è possibile? Sì, sì, tanto buono. I soldi che mi servivano prima, adesso non mi servono un cazzo perché vaffanculo. Ah! Mi incazza come una bestia, allora. Lui ha detto sotto la navetta. Meno. Accesso a gravità zero. Che fa, Chiara? Sì, sì, ho visto Paolo. Ho paura della gente qua. Però se ti danno vai a fare in culo. Tanta roba. Tanta roba. Sì. Allora. Na 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 Dragon Ball. Spacco tutto. Ora mi sento più serena. Allora il marchio. C'ho il GPS. Ho capito che ho il GPS, però non capisco cosa devo fare. Rocco, ottimo. Guarda come mi arriveranno di qua, mi devono puttana la merda il marchio. Perché? Devo parlare? Dove sono i figli puttana? Se ci mettono 30 anni ad arrivare, bambini di merda, io odio i bambini. Cioè, già, io non sopporto i bambini in natura, questi sono veramente figli puttana. Con tutto il rispetto per le loro madri. Ah, coglioni. Guarda come camminano. Procreare ste merda. Sì, ma voglio capire una cosa. Sono messa bene, dai. Dragon Ball. No, no, no. Guarda che culo che ha Paolo. Non c'ha culo questo. Guarda. Molto sospetto. No, ho cambiato binario. Sicuro? Aspettate un attimo qua. Ah. Devi cambiare binario. Sì. Non è
se devo perdere tempo in sta parte di merda. Io non capisco quello. Perché qua non è illuminato? Questo è giusto? Sì. E ok, qua c'è un problema. Che non capisco. Non puoi girarlo perché sono binario. Ah. Hai ragione. Allo, che cazzo, sei un ingegnere? Però c'è sempre il ma. Ah! No, ma lì. Sono un ingegnere! Dai, muoviti, coccobello! Scusate, che devo... No, la velocità sta... Mamma mia, chi è che rompe i coglioni? Ma vai a fare il culo! Figlio di puttana! Male. Ah, adesso forse parte. Ah. Sbagliato. Che c'è? Dove? Oh, grazie, Dona. Però io qua devo capire una cosa. Perché non riesco a farlo? Perché non viene? Problema. Perché non posso girarmi. Ah, Paolo, Paolo. Tra poco veniamo a Dead Space. Forse. Però non ho paura in questa parte. Per ora. No, ma c'è di peggio qua. Quando superi la paura del Leviatano, quel buco del culo. Non ho già paura. Ma devi venire qua, troia. Sì. Mi chiedete di fare il tuo. No, non lo faccio. No, il 3 è più bello. Cioè, più... Non ecco perché non venire. Guarda, se non ci possono mai. Che cosa? Sono dei bambini di merda. Ma va! C'è la gravità pare a minchia! Madonna, sta intelligenza di personaggio! Non mi buggare, eh! Perché sto gioco è capace di ammazzarti a cazzo! Uscita da gravità zero! Ah! Tutti morti! Caricamento spedizione 782. È a bordo! Ora vieni, unisciti a me! Insieme fermeremo l'unicamente!
fermeremo quest'incubo, finalmente! Ma... Tu non vivrai abbastanza a lungo, signore? Lo sai perché? Perché... Credo che la moglie è ancora viva, sono incoglionito. Ma la moglie è morta. Tutti sono morti. Tutti! Papà non morirà mai. Papà è immortale. Se papà è immortale... Io sono immortale. Dario! Qui, presto! Non c'è tempo da perdere! Guarda che trollate! Dobbiamo agire ora! Aspetta! Amelia! Dove stai andando? Aspetta! Il Marco adesso se ne va a fare in culo, e noi invece... Infatti il marchio poi lo recupero, non mi ricordo, ce n'è un altro il marchio. Mi spiace, Isaac. Non potevo lasciarglielo fare. Immagino che dovrei ringraziarlo per aver trovato il marchio. Ci siamo riusciti anche senza l'aiuto della USM Valor. A proposito, grazie per avermi aiutato a trovarlo. Il mio dipartimento cercava questo luogo da molto tempo. Quello che Cain non sapeva è che questo disastro è stato opera del governo. L'intero pianeta era un esperimento. Il marchio? La divina reliquia. Creato dall'uomo. Lo hanno creato esaminando il vero marchio circa 200 anni fa. Quello era un vero manufatto alieno trovato sulla Terra. L'hanno scoperto, studiato, assimilato. Poi lo hanno portato su Aegis 7 e lo hanno attivato. E tu hai visto i risultati. Tutti quegli abomini. Hanno sigillato il sistema. E questa è stata la decisione migliore. Poi è arrivata la CEC, che ha iniziato a fare a pezzi il pianeta. L'esperimento era ancora attivo. Cain aveva ragione sull'unicamente. Il marchio può bloccarla, ma a quest'ora... Non importa, vero? Il marchio ora è mio. E questo intero sistema può andare all'inferno. Per quanto vale, hai fatto un ottimo lavoro, Isaac. Ci vediamo. O forse no. Sei una troia. Isaac, sono Nicole. Devi aiutarmi. Devi aiutarci adesso. Sono nella sala di comando di volo. Fai presto, Isaac. Ti prego. Ti amo. Ok, ragazzi, abbiamo capito che le donne, soprattutto negli oro, sono delle grandissime troie. Ma non perché sono troppo sessista nei confronti delle donne, perché tutte le donne nei videogiochi horror sono del grande baldracco. Questa è una troia. Avevi ragione, il cattivo si vede sempre all'inizio, Paolo. Io non sbaglio. Vaffanculo. No, guarda. Però ho paura. Adesso devi ritornare, bisogna ritornare indietro. E abbiamo quasi finito il capo. Mannaggia a sta merda schifosa. Isaac, sei proprio tu. Pensavo non ci saremmo mai più rivisti. Sono... Oddio, mi dispiace. Mi dispiace per ciò che ho fatto. Non ho mai voluto farlo. Ma ora devi rimetterlo a posto, Isaac. Puoi pilotare la navetta a distanza da qui. Rendici di nuovo uno. Rendici di nuovo uno.
poveri noi, povero Isaac. Inespressibilità uguale a zero. Ecco che arriva. Programmerò la navetta, così scenderemo sulla colonia. Ci siamo quasi, Isaac. Vai, sali sulla navetta. Ci vediamo là. Salvare perché sono una merda. Va bene. Io non ce la faccio. Perché non mi fai salvare? Io, ok, i tuoi ricordi di merda, tu e la tua schizofrenia. E mi dovete andare a fare in culo, te e con la troia che è morta. Tanto sapete tutti come la storia di Dead Space, non mi rompete i coglioni, aiuto. Non mi scassa della minchia perché sapete come finisce. Vuoi vedere? Sentiamolo. Guarda come entrerò, non ci sarà più. Anche io non posso farmi figure di merda. Lo mettiamo a posto! Twinkle, twinkle, vaffanculo! La mamma di C è una grande... Sarà viva la mamma di C? So che me la faranno pagare. Però in teoria adesso il marchio è andato a fare in culo, non dovrebbero essere più attirati. Ma io devo scendere. Farmi il giro. Vero? Per forza? Per forza, va bene. Ma ti sono venuto! Senza che gli arrivassero rompi coglioni. Come abbiamo sempre desiderato. Quindi la cosa che il cattivo si vede sempre all'inizio. E il prossimo è l'ultimo e non so come farò, ragazzi, ma non importa, si sopravviverà. Abbiamo finito il capitolo 11, ci sentiamo alla prossima e ciao ciao.